Ciao a tutti, adesso andiamo avanti con il restauro del Ciao Rosso. Io ho dato una prima pulita qua alla scatola ingranaggi. Adesso cosa facciamo? Andiamo a svitare con la chiave da 10 le viti del coperchio. Io adesso la svito perché mi fa piacere svitarla per controllare dentro lo stato delle cose, ma se voi volete cambiare la guarnizione. Ma se voi volete cambiare solo i paraoli, potete farlo anche senza aprire la scatola ingranaggi in due. Quello è ovvio. La forza che bisogna mettere a svitare, io preferisco sempre svitare così, senza mettere nella morsa niente. Questo perché ho sempre paura che magari facendo forza si può rovinare qualcosa. Adesso perde olio. Tanti mi dicono a volte, scatto ingranaggio è un problema, perde olio. Questo è lo sfiato. Perché di solito la scatola ingranaggio, la supposizione è questa. Qui perde olio se magari ne mettiamo troppo. Perché tutte le scatole ingranaggio hanno bisogno dello sfiato, perché aumentando di volume l'olio col calore girando ingranaggi, e se non hanno sfiato può anche esplodere la scatola ingranaggi. Anche le automobili hanno lo sfiato, comunque tutte le scatole ingranaggi, e quindi penso che ci sia. Se perdi lì perché avete messo troppo olio, o perché come in questo caso che io inclinavo così sotto sopra le scatole ingranaggi, allora si andava proprio a correre il rischio che perdesse olio. Io l'ho svuotato togliendo questa vite qua con un cacciavite taglio abbastanza grande. Ho svitato il tappo, e questo è il tappo scarico e carico olio, una piccola guarnizione sotto di tenuta, però è normale che, per tanto che si svuoti, un po' di olio rimane sempre all'interno della scatola ingranaggi. Queste viti qua hanno una rondella ognuna. Questa qui è a puleggio, più semplice di quella variatore, però tutte e due, quando poi si andrà a chiudere, bisogna prendere, schiacciare un po' di volte l'albero centrale dove c'è la molla, per fare in modo che vada in sede la molla e che non rimanga bloccato quando noi andiamo a girare e chiudere le viti, che poi proviamo a far girare, che rimane bloccato l'albero. Qua sono le viti di quelle che sosteneva il telaio, io le ho lasciate vicino. Adesso io ho dato una prima sgrassata, una prima pulita, perché faceva veramente pena. E poi ovviamente si dà un'altra pulita in più. Adesso qua, per farlo venire, proviamo un po', vedete, muovendo già così viene già da solo. Muoviamo un po'. Prima di andare a spingere da dietro con l'ingranaggio, proviamo a spingere, fare così, se no spingevamo questo un pochettino. Quando andiamo a smontare, guardiamo bene cosa c'è, ma qui è facile, perché non c'è tanto da sbagliarsi. C'è questo qui, questo rosamento qua, che andava sulla ruota centrale grossa, e poi c'è l'alberino piccolo. Adesso ho già revisionato altre scatole ingranaggi, però visto che andiamo avanti nel restauro di questo motorino qua, smonto tutto, perché non è che uno si ripete nei lavori. Questo è un altro motorino e i lavori sono simili, però il motorino è un altro. Qua c'è la guarnizione che non ha nemmeno venuta via, perché avrà avuto quella colla trasparente o neanche l'hanno messa. Qua vedete, abbiamo il sistema per la bicicletta. Mi raccomando, la posizione qua dell'ingranaggio, vedete che qua c'è, è piccola qua la fresatura, qua è più grande. La parte più grande va dalla parte dove ci sono questi pattini qui, per la modalità bicicletta, questi due pattini qua. Adesso faccio pulito l'ingranaggio un attimo. Adesso lì ci sono ancora dell'olio, un pochettino di olio, che poi vado a scaricare in una piccola confezione. Se non vi ricordate come sono le cose, fate una sequenza. Poi qui abbiamo, se noi, qui vedete, c'è l'albero, vedete, e qua c'è la molla con
c'è questi rasamenti con la molla, il perno deve aver incastrato la ruota. Adesso se noi spingiamo su piano piano viene via. Voilà. Allora, abbiamo un rasamento, partendo da 1000 righe abbiamo un rasamento, la molla e un rasamento di tipo diverso. Non ci si può sbagliare perché se voi mettete questo rasamento prima non va fino in cima, quindi è obbligato che va prima rasamento di diametro più grande. Adesso questo stavo partendo l'olio perché volevo prendere il recipiente, sono distratto parlando, non l'ho fatto. Prendo uno straccio da battaglia. Qui è semplice perché abbiamo l'albero. Qui è semplice perché abbiamo l'albero con il mille righe della ruota, diciamo, la molla, i due rasamenti. In totale ci sono quattro rasamenti, perché poi c'è anche questo alberino, un alberino qua che dove c'è il coperchio. Ci sono quattro rasamenti, di cui tre normali e uno fatto così tagliato. Quattro in totale su tutta la scatola, non ci si può sbagliare. Poi quando è ora l'olio non era neanche messo malissimo, però lo sostituiamo. Qua rasamenti non ce n'è sotto. Tanti mi fanno la domanda, ma ci sono dei fori in più? Magari si può mettere il sistema ingranaggi per il sistema variatore? Io continuo a rispondergli che ci sono dei fori in più, ma tanto non corrispondono i piani, e quindi bisogna prendere il recipiente per questo, per puleggia, e quello per variatore. Inutile stare lì a dire, ma ci sono dei fori in più, magari lo trasformo. Magari è una specie di predisposizione, ma bisogna lavorarci su e non lavorarci su a mano. Magari con una fresa a controllo numerico per metterci le gabbie a rulli per quello variatore, e alla fine, se uno deve farsi pagare una lavorazione da un'altra persona che ha un'officina, diciamo, in più bisogna cambiare il coperchio, perché qui è molto più piccola la gabbia rulli, non è grande così, oltre che i riferimenti sono diversi, a quel punto lì si fa prima comprare. Le gabbie non sembrano in cattivo stato. Adesso io qua il paraolio vado a toglierlo. Vedo un attimo se non cacciavite più, con più forza. Voilà. Paraolio, questo è più grande, deve essere 20-35 di misura. Infatti c'è anche scritto sopra 20-35. E poi invece c'è il paraolio più piccolo che deve essere 17-25-4. Comunque adesso andiamo a togliere, verifichiamo. Questo che si trova qua, adesso lo tolgo, dovrebbe essere 17, 25, 4. Controllo. 17, 25, 4. Quindi quello grande è 20, 35, quello piccolo è 17, 25, 4. Se capitasse che volete cambiarli, almeno sapete la misura. Qua c'è un po' di sporcizia, ma neanche tanto. Diciamo che si può lavare poi l'interno. Si può lavare l'interno con della benzina, del diluente, del gasolio, quello che si vuole. O anche non, volendo, anche uno può evitare di lavare. Tanto l'olio non mi sembra così sporco. Volendo si può passare uno straccetto così e poi si mette l'olio nuovo, perché non mi sembra che sia così malvagio, diciamo.
No, qua c'è solo un po' di collo, sì. Se i piani non vi convincono al 100%, o comunque volete andare a colpo sicuro e non rischiare, io consiglierei di mettere un po' di sigillante, che sia trasparente, che sia pasta rossa, nera, grigia. L'importante è metterlo, così non ci troviamo in una situazione che poi dobbiamo rismontare tutto perché poi perde ancora olio, il discorso è quello lì. Sommato anche qua dove ho appoggiato la guarnizione non è messo malissimo. Qua andiamo a recuperare questo olio qua vecchio, così ci velocizziamo un po'. Andiamo a recuperare, andiamo a pulire questo olio qua vecchio. Tanto non è nerissimo, quindi. Qualcuno potrebbe dire, ma cavolo, ma non lavi solo con uno straccio così. Allora io posso anche rispondervi, quando facciamo il cambio olio alla moto di grossa cilindrata, che fa sia olio motore che olio del cambio frizione, mica ci mettiamo dentro a pulire con lo straccio. Facciamo sgocciolare e poi lo cambiamo per dire, no? Quindi, questo lo butto. Adesso cosa facciamo? Prendiamo un po' di grasso. Prendo i paroli nuovi che io me l'ho già procurato. Nel retro mettiamo quello 20-35, che è il più grande. Questo parolio qua, come sempre, ha una parte così e una parte fatta così con un incolo dove c'è una specie di molla. Quindi noi questa qui la mettiamo dalla parte dove non vogliamo far uscire il liquido, quindi verso l'interno. Questa qui va verso l'esterno. Prendiamo un po' di grasso. Può mettere il grasso chiaro, scuro, quello che avete, io metto questo qui scuro. Poi c'è qualcuno che mette l'olio, non so, ma io ho sempre messo il grasso e non mi lamento, è sempre andato bene. Lo infiliamo con le mani senza battere, andiamo fino contro in battuta. E già che ci siamo, con le mani sporche, metto anche l'altro. Quello 17, 25, 4, qui la stessa cosa, la parte che non ci deve essere le perdite è dall'interno e allora io metto sempre anche un po' di grasso sul foro interno per il semplice motivo che così quando si va a mettere l'alberino non abbiamo pericolo di fare dei danni. Adesso chiudo un attimo il barattolo del grasso. Se non ci va in un attimo, c'è la polvere. Questo è a posto. Questo qui anche asciugo il grasso che c'era fuori. Vedete, siamo bello a filo, siamo a posto. Adesso questo qui c'è una. Praticamente ha una, come si dice, vediamo qua se è sporcizia o se è solo, se sì, qua è sporcizia, lo pulisco bene questo alberino qua, dalla sporcizia prima di andarla a rimettere. Stando fermo lì la sporcizia si è fermata, diciamo. Andiamo a pulirlo. Qui adesso abbiamo. Vedete? Tre rasamenti,
di cui uno più piccolo, questo qui lo teniamo da parte. Poi abbiamo questo, abbiamo uno, vedete va fino su, quindi questo è quello giusto, perché sennò questo qua non sarebbe andato fino su, non andava bene. Quindi mettiamo questo, poi mettiamo la molla e poi mettiamo questo rasamento qui. Questo qui vedete quando la molla schiaccia che va fino in battuta lì, ed è questo che poi va schiacciato più volte quando bisogna installare, in modo che... Adesso noi lo mettiamo per dire, quando lo andiamo a mettere dobbiamo schiacciare un po' di volte e tenere sotto così, in modo che la molla vada proprio imbattuta bene, che non c'è il rischio che quando passa sotto l'ingranaggio e poi si blocca quando andiamo a chiudere. Poi abbiamo l'ingranaggio che c'è, la parte con meno fresatura, quella con più fresatura, quella con più fresatura la mettiamo sopra, incastriamo sopra così, poi schiacciamo e giriamo se vogliamo. Però adesso io per il momento lo lascio solo appoggiato così e mi fermo perché devo mettere un po' di devo mettere della pasta sopra le, quindi tolgo la ruota per il momento e tutto l'alberino, perché metto prima la pasta sigillante, diciamo. Adesso l'avevo appoggiato così per farvi vedere. Quindi devo asciugare bene qua in modo che sia asciutto. Anche qua. Cosa faccio? Prendo la pasta e la guarnizione. Adesso le guarnizioni dovrei averle pronte, perché quello di spostare le cose alle volte non ho sempre le cose a portata di mano. Adesso abbiate pazienza un secondo che recupero le guarnizioni. Guarnizione ce l'avevo ancora d'avanzo, bene nuovo. A volte si prende il kit di guarnizioni, poi magari avanzano delle guarnizioni. Prima proviamo così a vedere se sì, così dalla parte giusta. Allora appoggiamo qui così. Adesso posso della pasta nera un po', perché quello di usare la pasta mi sa che qua si è asciugata. Vediamo se ho ancora qualcosa. Se era rotta, vediamo se riesco a mettere un po' di pasta col dito. Tanti non piace la pasta, però e hanno anche ragione da una parte, però quando poi hai che perdere, cosa fai? Il problema è quello lì. Adesso un attimo che si è seccata sta pasta qua. Diciamo che tanti fanno prima. Sai come fanno? Sapete come fanno in tanti? Non lo fanno vedere quando mettono la pasta, tagliano un filmato. E poi dico, ho fatto così, ho fatto cos'ha, però così è facile, per dire. Però... Tanto alla fine sembra che non... Cioè non... Lo so anch'io che non è bello da vedere la pasta, e poi dice, ma vai in mezzo all'olio di là, ma tanto non gli fa niente, perché quell'olio lì è olio del carne, non è che è un motore. Se si parla di un motore a quattro tempi, allora sì che dici, per dire un motore a quattro tempi, la pasta andiamoci piano, perché va dove c'è la cicla di distribuzione, comunque dove sono gli organi in movimento, si può creare del danno. Ma si parla di un motore a quattro tempi, tipo di una moto che c'è anche, che c'è ingranaggi più, diciamo, tutti insieme, no? Che lo stesso olio fa sia la lubrificazione che gli ingranaggi, ma non è il caso di questa, non è questo caso qua, diciamo. Non è bello da vedere, ma io mi sono sempre trovato bene con la pasta così. Infatti, ho fatto un filmato dove nel piaggio sì elettronico, quello che io, che sono sicuro che quello lì teneva la,
avrebbe tenuto la guarnizione. Avevo messo l'olio, giustamente, qualcuno guardando il filmato nel canale ha fatto la stessa cosa e poi mi ha detto a me non ha tenuto, avevo problemi di perdita d'olio, ho dovuto riaprire la scatola di ingranaggio per metterci il sigillante. Allora a questo punto qua, onde evitare il rischio che poi bisogna aprirlo e metterlo di nuovo, lo metto subito e boom. Poi lo so che c'è il sigillante, quello trasparente per guarnizioni, l'Loctite, c'è cioè quello che vuoi, però non è. Adesso pulisco le maniche, ce lo sporco, un attimino. Se non volete sporcarvi le mani o siete allergici per la pelle o qualcosa, piuttosto usate dei guanti in latice, così poi li buttate e via, diciamo. Allora, adesso tornando a noi, facciamo così. Rasamento, molla, altro rasamento, vado a metterlo qui. Schiaccio un po' di volte in modo che vada in sede contro. Poi l'ingranaggio, c'è cioè la parte con la fresatura piccola e con la fresatura grande. Quello con la fresatura grande lo metto verso l'alto, giro, in modo che praticamente lì non giro in modo che vada a prendere questo perno qui, che non mi dia fastidio. Poi a questo punto qua prendo l'altro ingranaggio. Lo vado a mettere qua. Poi adesso non è entrato. No, è entrato adesso, solo che c'è la modalità bicicletta. Per quello che sta basso così è giusto. Quando poi invece l'ingranaggio è su, va pare. Poi metto questa rondella qua, la metto qui. Questa qui dentellata la metto qua e adesso vado su, vado a mettere l'ingranaggio piano piano. Questo lo metto di qua, cerco di stare in mira, l'ingranaggio centrale, vado un po' giù, un po' da una parte, un po' dall'altra. Nel frattempo io sto tenendo sempre giù il contrasto, sto tenendo sempre giù l'albero, quello principale, diciamo. Adesso sono contro e faccio girare in modo che scatta l'ingranaggio e lei gira tutto. Adesso man mano che avvitiamo verifichiamo che continua a girare tutto senza problemi. E metto subito due in diagonale, ma di solito questo qui a puleggio non abbiamo problemi di quel genere come capita con quello a variatore, diciamo. Adesso vediamo se gira senza problemi, sì. Vedete, giro ancora, modalità bicicletta. Così facciamo scattare. Adesso, poi è ovvio che di qua è più duro far girare che di qua, perché è un riduttore. Questo qui dovrebbe essere 6 a 1, cioè praticamente un giro di questi ne fanno 6 di questo. Il rapporto è abbastanza lungo, diciamo, infatti è a puleggio. Queste sono le parole vecchie, la guarnizione vecchia. Quando si stringono le viti, sempre a croce, non esagerate a stringere, usate di buon senso, perché è un attimo che si sfiletta che è alluminio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso per ipotesi, per dire, possiamo prendere anche un avanzo di straccio da fare pulito, per dire qua dove c'è, dove abbiamo messo la pasta per guarnizioni.
Io avrei potuto fare di più pulito diciamo, questa scatola di ingranaggi una volta smontato. Io l'ho pulita un po', potevo fare la pulita di più, però diciamo più grosso l'avevo tolto, non avevo voglia di guardare il pelo dell'uovo e allora non l'ho fatto. Giustamente, se voi volevate una cosa più col pelo nell'uovo, allora stavate a pulire di più. Niente, così la facevate più lucida, più pulita, però lì è a discrezione ognuno, diciamo, come preferisce. Chi lo vuole più pulito, chi meno. La ganascia mi sembra in buono stato, un po' di materiale ce l'ho ancora, io per il momento non la cambio. Adesso vado a togliere ancora questo pezzettino qui e questo qui, così. Qui siamo sicuri che... Voilà. Non metto subito la puleggia davanti perché sono più comodo poi per mettere le cinghie. Adesso cosa faccio? Appoggio, faccio pulito questo tappo qua, il suo tappo con la sua guarnizione, e l'appoggio lì così quando poi è ora di mettere l'olio il tappo c'è già. E siamo a posto, per Dio. Un po' dell'olio qui. Vado solo contro. Adesso, cosa faccio? Sento poi l'intento di andare a mettere su nella ruota, cosa facciamo così? Questo lo tolgo. Qua adesso cosa faccio? Andiamo a mettere, andiamo a cercare di prendermi le righe, andiamo a inserire bene questo punto qua. Cosa facciamo? Dall'altra parte mettiamo la flangia, adesso appoggio qui un attimo così. Dall'altra parte andiamo a mettere la flangia e il suo bel rocchetto. La flangia, se vi ricordate, era aperta qua. Io cosa ho fatto? Con il disco da molare ho molato da una parte e dall'altra, poi con un punzone a punta ho fatto saltare quello che ho molato, ho filettato da 4, ho messo questa vite, poi col martello l'ho battuta così l'ho piegata così non si svita e così tengo chiuso qua. Qua è a posto, ci metto un po' di olio, poi di svitol per dire, ma la frangia è a posto, il cuscinetto è a posto, che l'avevo controllato, non era rovinato. Devo mettere questo qua così. Queste viti qua le tolgo perché le avevo messe per comodità, le avevo appoggiate lì. Poi prendo il suo bel rocchetto. E vado ad avvitare. A differenza che per svitare abbiamo fatto fatica per svitare, per avvitare, specialmente se usiamo poi la catena per fare avviamento, quindi non c'è rischio che si svita, lo stringiamo poco, tanto poi con la catena avvitando non c'è quel pericolo lì, diciamo. Prendo la chiave da 36, 1, 2, 3. C'è bisogno di stringere in modo esagerato perché ogni volta che noi facciamo avviamento la catena tende ad avvitare.